Allora, benvenuti ai lettori della Tecnica della Scuola. Naturalmente stiamo vivendo un momento particolarmente delicato e difficile della nostra storia contemporanea e così come tutti siamo coinvolti in questa nuova esperienza, anche la scuola si sta, come dire, riorganizzando per cercare di rispondere a questa esigenza speciale. Come sappiamo, ormai l'anno scolastico si chiuderà così come previsto dalle ordinanze, si chiuderà in modalità a distanza, per cui è bene ripensare all'anno che verrà, e il prossimo settembre, così come di solito è consuetudine avere inizio l'anno scolastico, ma con questa ottica diversa che ora magari cercherò di formulare delle ipotesi che gli ascoltatori possono in qualche modo prendere come spunto. Ovviamente per approfondimenti in base ovviamente alla realtà nella quale si opera e rispetto anche a quella che è il primo ciclo, perché noi in questo caso parleremo di primo ciclo. Il ruolo fondamentale ce l'ha il dirigente scolastico assieme agli organi collegiali e naturalmente all'ARSU d'istituto che ha anche una funzione fondamentale nel condividere determinate scelte e invece preponderante il concetto di comunità educante. Proprio in questi giorni stiamo osservando come la scuola, al di là di quello che si possa dire, però tutti i docenti e tutto il gruppo degli operatori scolastici sta operando appunto per cercare di rispondere e mantenere vivo il rapporto con gli alunni, quindi rispondere alle esigenze formative, ma nello stesso tempo mantenere le relazioni educative. E il concetto di comunità, quindi di solidarietà, di condivisione, veramente questi giorni lo possiamo tutti osservare come sta emergendo con forza. E il concetto di comunità educante sarà la risposta anche adeguata a quella che sarà l'innovazione che la scuola deve effettuare in tempi più rapidi rispetto a quello che in questi anni ha già avviato come percorso, no? Di aggiornamento, di crescita. Il ruolo fondamentale lo assume sia da una parte la didattica, ma anche e soprattutto le nuove tecnologie che ci stanno permettendo di appunto attuare una didattica veramente innovativa che già diciamo decisori politici, il Ministero da anni col Piano Nazionale Scuola Digitale aveva già avviato. Bene, e per quanto riguarda l'impostazione naturalmente è quello di pensare da una parte al modello organizzativo, proprio sul piano logistico, poi di pensare un pochino al discorso didattico, come si può rispondere ai bisogni di una nuova didattica e naturalmente poi tutti quegli aspetti di carattere relativamente alla sicurezza che naturalmente dobbiamo attenzionare in maniera molto puntuale per prevenire naturalmente difficoltà e problematiche alla nostra utenza, compresi naturalmente i lavoratori. Quindi, come avevo detto prima, il nuovo anno scolastico si presenta, come dire, come una sfida rispetto alla situazione che si è venuta a manifestare con la pandemia, ma nello stesso tempo, visto che siamo riusciti ad avviare dei percorsi innovativi, di proseguire in questo senso. Il dirigente scolastico nella sua leadership deve adottare ovviamente uno stile di direzione che deve suscitare il consenso, quindi la partecipazione di tutti e naturalmente in maniera responsabile, proprio perché tutti devono sentirsi parte di un'organizzazione solidale, quindi concetto di comunità educante, che interagisce anche con i genitori che stanno svolgendo un ruolo fondamentale in questa fase, tutto finalizzato a formare i nostri alunni che, come sappiamo, hanno diritto all'istruzione. E quindi, per quanto concerne la scuola del primo ciclo, sappiamo che tutto è rivolto più che altro alla scuola primaria e secondaria di primo grado, fermo restando che la scuola dell'infanzia, i docenti stanno operando per cercare di mantenere vivo il contatto con tutte le particolarità dovute all'età dei bambini. Però, come scuola, sappiamo che ancora non è considerata scuola dell'obbligo, speriamo che i nostri decisori politici possano adottare questa scelta nel breve tempo e renderla obbligatoria anche perché la scuola dell'infanzia è il pilastro, cioè, nel senso, rappresentano
rappresenta le fondamenta di quello che sarà poi il percorso successivo dei nostri futuri cittadini. E il dirigente per muoversi naturalmente dovrà porre molta attenzione alle varie ordinanze, alle varie direttive che proverranno dalle autorità sanitarie, naturalmente quelle che ci verranno dal governo e in particolare nel nostro caso quelle che riguardano il Ministero dell'Istruzione e degli uffici scolastici regionali che sono gli uffici sovraordinati alle istituzioni scolastiche autonome. E naturalmente anche l'ente locale, la regione, il comune può anche emanare delle direttive sempre finalizzate alla salvaguardia di quella che è la salute pubblica. Quindi partendo da questo assunto ovviamente necessario, ma come è possibile muoversi appunto nella scuola autonoma? Beh, il dirigente ha questo ruolo, ha il ruolo di coordinare, guidare la comunità educante, ma ovviamente questo va fatto in piena sinergia con gli organi collegiali, in questo caso ovviamente il collegio docente e il consiglio d'istituto, ma in secondario anche il rapporto con l'RSU, pensiamo alla contrattazione d'istituto, dove possono essere inserite delle norme che ovviamente potranno favorire, no, questa relazione, questa interazione con l'utenza in una visione nuova e innovativa. E non dobbiamo dimenticare anche una delle preoccupazioni che già accompagnano di norma il dirigente scolastico, è quella di garantire la sicurezza dei lavoratori. In una condizione di questo genere è chiaro che questa attenzione deve essere maggiore. E allora rivedere il documento di valutazione dei rischi, cosiddetto DVR, in raccordo ovviamente è con il responsabile del servizio prevenzione e protezione, il cosiddetto RSPP. Il medico competente, ecco, che le scuole del primo ciclo spesso non hanno, ma che in questo caso è consigliabile avviare un rapporto, anche un rapporto, cioè di individuare un medico competente che possa suggerire al dirigente quale azione intraprendere con puntuale competenza, visto che appunto è un medico. E poi ricordiamo il ruolo del rappresentante dei lavoratori della sicurezza, che ha un'ottica ovviamente che sottoscrive il documento, ma in un'ottica di garanzia di quelli che sono appunto i lavoratori. Una prima azione possibile, quindi, che naturalmente dovrà essere attenzionata, è quello di prevenire gli assembramenti. Gli assembramenti, lo sappiamo già, nella scuola sono i momenti più difficili, sono quelli dell'ingresso, quello delle uscite. Immaginiamo noi di avere una consistente considerazione una scuola primaria dove ci sono cinque classi, naturalmente in base al plesso all'edificio scolastico bisogna dare anche il numero dei frequentanti, però già una prima azione possibile è quella di differenziare gli ingressi di almeno un quarto d'ora in modo tale che i bambini vengano accompagnati, consegnati ai docenti e poi, ecco qua io ho preparato una slide di esempio, no? Minimo un quarto d'ora, l'ideale sarebbe anche di più perché sappiamo che spesso tra i ritardi e le varie problematiche questo intervallo può essere limitato. Comunque questo è un esempio, ovviamente così sì, come spunto di riflessione. Quindi differenziare gli ingressi e poi anche così di conseguenza anche le uscite. Questo già riduce i momenti di assembramento. Sappiamo i genitori, soprattutto alle uscite, come con i piccoli, sono molto ansiose, quindi sì. Spesso si ammassano proprio si affollano nei vari punti di uscita dell'istituto. Ecco, e poi considerare anche se la possibilità, qualora l'edificio scolastico lo permetta, di utilizzare più ingressi. E quindi anche qua differenziare i punti di accesso all'edificio scolastico, fermo restando la scansione dei tempi, in modo tale che questo possa prevenire l'assembramento. Ma la domanda che a me stesso veniva spontanea, ma nel caso in cui un genitore ha più figli, come capita a quest'età, no? Frequentante più classi della scuola primaria, magari uno in prima o uno in terza, come fare? Allora bisognerà anche qua la scuola rispondere con un'accoglienza che permetta a quelle famiglie, che poi sono ovviamente un numero ridotto, di permettere al genitore appunto di poter lasciare i loro figli in ogni caso in un unico orario. Ma come si può fare questo? Ovviamente la scuola è chiamata a progettare per favorire anche l'accoglienza e si può attingere o ai progetti
ecco qua anche la contrattazione d'istituto, con il fondo d'istituto, fa incentivare, ma anche attingendo a quello che è l'organico dell'autonomia, dove sappiamo che ci sono a disposizione dei docenti in aggiunta che possono essere impegnati sul progetto condiviso e deliberato dal Collegio dei Docenti. Quindi questo va lasciato ovviamente alla progettualità della singola istituzione scolastica in base al contesto nel quale si trova e alle esigenze delle famiglie. È utile a tal fine anche rivedere per esempio il regolamento d'istituto, introdurre, integrare articoli che possono, così dire, regolare meglio la vita scolastica, in riferimento agli ingressi, alle uscite, ai permessi. Naturalmente il regolamento va deliberato dal Consiglio d'Istituto, che è l'organo preposto a questa tipologia di delibera, fermo restando sempre una condivisione con il Collegio dei Docenti. Quello è sempre auspicabile, la condivisione con tutti gli organi collegiali. Quali possono essere ulteriori momenti di assembramento? Naturalmente quello che noi chiamiamo comunemente la ricreazione, no? Che rappresenta una prassi consolidata nella scuola, ma il momento in cui soprattutto i più grandi, pensiamo alla scuola media e alla scuola secondaria di primo grado, dove i ragazzi magari hanno il permesso di uscire, di ritrovarsi insieme, di, come dire, spezzare un po' il ritmo della giornata, vivendo un momento diverso, però è anche un momento di aggregazione. Quindi anche qua va rivisto questo momento, magari impedendo ai ragazzi di uscire dalle classi, non so, questo poi ovviamente saranno le scuole a trovare le soluzioni migliori. Certo, l'ideale è quello di non farli uscire e non dalle singole classi, magari trovarsi in corridoio in numero molto elevato. Altri momenti sono, che so, le conferenze, per esempio, un intervento di specialisti, quante volte vengono nelle scuole i rappresentanti delle ASP, della Polizia Postale per fare degli interventi. Ecco, sono momenti in cui i ragazzi vengono chiamati per gruppi classe e quindi come si aumenta di conseguenza il numero di presenza nell'ambiente, nello spazio utilizzato, e questo ovviamente è un momento in cui non è possibile da oggi in poi, bisogna rivederlo perché bisogna evitare questi momenti appunto nei quali si ritrovano più persone contemporaneamente. Una seconda azione possibile che riguarda come riorganizzare il tempo scuola. Ecco, uno dei problemi sollevati dal punto di vista proprio dell'esigenza delle famiglie, è quello di poter lasciare i loro figli a scuola perché impegnati ovviamente nel lavoro, e quindi una volta che si riparte con il lavoro, vi è l'esigenza di lasciare i bambini a scuola. E lasciare i bambini a scuola significa per un tempo ovviamente minimo, almeno una mezza giornata, il tempo perlomeno nell'orario antimeridiano. Sappiamo come il tempo pieno, per esempio, sia diffuso al nord, proprio perché i genitori sono impegnati in attività lavorativa lungo l'arco della giornata, quindi l'esigenza del tempo scuola risponde proprio a questa richiesta da parte delle famiglie. Ma la domanda che ci si pone quindi è come completare l'orario previsto per il tempo scuola antimeridiano e il tempo pieno, e come rispettare anche dal punto di vista proprio della legge il monte ore obbligatorio. Sappiamo che l'orario varia in base all'ordine di scuola, per esempio 27 ore per la primaria, 30 ore per la scuola secondaria, il tempo cosiddetto ridotto, poi abbiamo il tempo pieno che può arrivare anche a 40 ore o a 50 per la scuola dell'infanzia. E quindi, come vi dicevo, io ritengo che almeno bisogna garantire un tempo di 5 ore giornaliere, come dicevamo, anche con ingressi e uscite differenziate di gruppo classe, in modo tale che si assicuri e si soddisfi queste esigenze delle famiglie. E come recuperare il tempo? Perché se noi consideriamo 5 ore giornaliere per 5, come di solito ormai si sviluppa nelle scuole, l'orario nell'arco di 5 giorni sarebbero 25, quindi completare significherebbe poter recuperare pensando a un possibile sabato per un periodo o con un rientro pomeridiano,
Questo ovviamente va lasciato alle singole esigenze delle scuole, cioè le scuole dovranno progettare assecondando quelli che sono i bisogni delle famiglie e naturalmente dell'utenza. Ecco qua un esempio, per la secondaria di primo grado, questa ovviamente è una scansione, è possibile alternare quindi gli ingressi e di conseguenza le uscite e quindi provvedere il recupero pomeridiano, come dicevo prima, anche di sabato, però ecco, l'introduzione potremmo anche prevedere l'introduzione della didattica a distanza, così come si sta facendo adesso. Questa novità naturalmente deve essere regolamentata, deve essere autorizzata e deve essere considerata a pieno titolo come curriculum. E su questo ovviamente si può aprire un grande dibattito e il decisore politico può anche intervenire nel promulgare delle leggi che possono permettere appunto l'utilizzo della didattica a distanza a pieno titolo per recuperare quindi il tempo scuola nel suo complesso, nel suo monte ore. E quindi bisogna anche però pensarla, progettarla. Noi sappiamo in questi giorni come i docenti si sono subito, comprendendo la situazione di disagio di complessità, si sono subito messi al lavoro per cercare di adottare una didattica a distanza. Naturalmente questa esperienza ci permetterà di renderla in maniera più, come dire, organica, pensata e progettata. E poi bisogna anche tener conto, ecco, questa è una esigenza che le famiglie hanno espresso, della possibilità che la didattica a distanza venga gestita in autonomia da parte dei ragazzi, perché capite bene che se bisogna la presenza del genitore, per il genitore che ha già le sue problematiche di lavoro o che hanno magari le famiglie che hanno più figli, chiaramente questo crea un disagio. Quindi, da una parte, puntare su una didattica a distanza che venga gestita anche in autonomia dai ragazzi, e quindi sarà il docente che dovrà ponderare e proporre dei materiali che siano fruibili e allo stesso tempo gestibili in autonomia. E dall'altro abbiamo anche il problema degli alunni con bisogni educativi speciali, che sono poi la categoria che maggiormente in questa fase sta soffrendo questa situazione, perché sappiamo come i disabili abbiano ovviamente in base alla tipologia di problematica, abbiano delle esigenze ben specifiche che non è facile gestire a distanza perché necessario l'intervento in presenza e così via. Quindi, ma a parte i disabili abbiamo anche i ragazzi a rischio. Pensate alle periferie dove i ragazzi colgono anche l'occasione per allontanarsi dalla scuola ulteriormente. Già è difficile in presenza, come dire, recuperarli e entrare in relazione con loro, a distanza diventa ulteriormente un problema. Però è anche vero che in questi giorni stiamo osservando così, in maniera anche empirica, come dall'osservazione, i docenti si stanno accorgendo che le nuove tecnologie invece stanno permettendo ad alcuni ragazzi con bisogno educativo speciale di avvicinarsi alla scuola. Probabilmente questa modalità li aiuterà, ovviamente sarà oggetto di ricerca, di approfondimento di carattere scientifico, che aiuterà la scuola a capire meglio come appunto le nuove tecnologie favoriscono la personalizzazione degli interventi. Quindi come dire, sul piatto, sul tavolo, ci sono tanti di questi aspetti che bisogna approfondire. Quindi, riepilogando, il tempo scuola possiamo recuperarlo o tradizionalmente aggiungendo delle ore aggiuntive nel pomeriggio o il sabato, ma e soprattutto io direi, proporrei attraverso l'adozione della didattica a distanza, che permetterebbe così nel tempo di praticarla, di non dimenticarla, di considerarla a pieno titolo come curriculum. Ecco qua. Quindi prevedere una piccola percentuale, quindi nell'ipotesi che si facciano 25 ore, 5 ore possono essere svolte in modalità DAD, parliamo per la scuola secondaria di primo grado, e per quanto riguarda la primaria, se su 25 ore 2 ore devono essere recuperate, anche in questo caso possiamo procedere con la didattica a distanza. Il tempo pieno è un problema un po' diverso perché anche qua abbiamo bisogno di valutare in base alle disposizioni delle autorità sanitarie e come poter realizzare il tempo scuola e il tempo pieno, perché
ci sono momenti come la mensa, ci sono altri momenti di aggregazione come lo sport, le attività motorie e così via. Quindi su questo bisognerà poi decidere, le singole istituzioni scolastiche decideranno in base alle direttive che riceveranno dalle autorità. La terza azione riguarda prettamente la didattica. Bisogna ripensarla. Ripensare la didattica e riprogettarla secondo canoni moderni, superando il modello esclusivamente trasmissivo, perché noi siamo tutti cresciuti e ancora oggi viviamo questo modello. Già lo vediamo dall'impostazione dell'aula, la cattedra, i banchi, le sedie, la lavagna, magari c'era lì, ma adesso come strumento tecnologico, ma il modello è esclusivamente trasmissivo, spesso, ovviamente, naturalmente non bisogna generalizzare, ci sono tante esperienze di innovazione, però quello privilegiato è la spiegazione del docente, l'alunno che ascolta e poi in qualche modo ripete la lezione così come l'ha ascoltato. Naturalmente il modello trasmissivo in sé non è che è necessario, ovviamente, cioè nel senso la spiegazione è anche necessaria, ci mancherebbe, non bisogna demonizzare il modello. Bisogna rivederlo, ecco, già è diverso. Quindi pensare a una didattica come viene chiamata adesso, blended, cioè un alternare momenti in presenza con quella a distanza, rispettando però i bisogni delle famiglie che sono quelli di non poter, o perlomeno di dedicare un tempo minimo alle esigenze dei ragazzi, nel senso che i ragazzi devono poter agire, come dicevamo prima, in piena autonomia. E su questo bisogna lavorare, su quelle che noi chiamiamo competenze trasversali, la capacità di appunto di operare da soli. La didattica a distanza sul piano, questo dovrà essere anche un problema sindacale, si potrebbe anche configurare come una sorta di lavoro agile, no? Cioè, visto si parla di smart working, si parla di tutte queste modalità a distanza, per il docente sarebbe in ogni caso un'attività lavorativa a pieno titolo, che giustifica ovviamente l'impegno orario. Per gli alunni, è una modalità appunto di mantenere ciò che stiamo sperimentando in questi giorni, cioè mantenere questo impegno di lavorare con le nuove tecnologie. Naturalmente ripensando a una progettazione educativo-didattica ben precisa, e questo ovviamente viene lasciato alle singole scuole. Ma quale didattica in presenza? Quindi la domanda è quanti alunni per classe, perché questo è il problema. Sicuramente è necessario rivedere il numero di alunni per classe e questo lo possiamo fare prevedendo sdoppiamenti per gruppi più piccoli e distribuendoli magari in altre aule attrezzate. E cosa significa questo? Allora, noi facciamo l'ipotesi, perché nelle scuole, oltre alle aule, abbiamo anche la biblioteca, abbiamo aule e laboratori, abbiamo altri spazi che sono fortemente attrezzati. Quindi prevedere un modello che preveda cioè, un modello che veda prima la spiegazione da parte dell'insegnante, quindi la lezione cosiddetta, però alternando i momenti di operatività per cui i ragazzi vengono divisi in gruppi più piccoli e che possono lavorare in ambienti diversi, questo sarebbe la soluzione ottimale, ma questo cosa richiede? Richiede una maggiore presenza di docenti, quindi con presenze che possono derivare in parte dall'organico dell'autonomia, che nel caso per la scuola del primo ciclo sono numeri ridottissimi, sono molto più alte nella scuola secondaria di secondo grado. E si può ricorrere anche alle compresenze, pensiamo per esempio ai docenti di sostegno, quindi lavorando in sinergia il team docenti, si può anche progettare la suddivisione in gruppi più piccoli che operano in ambienti diversi. Ecco qua, quindi immaginare la lezione con momento frontale, superando il modello esclusivamente trasmissivo, favorire le attività all'aperto, ecco perché non pensare agli spazi esterni attrezzati. Noi non ci riflettiamo, ma soprattutto poi alla primaria, ma io nel caso lo vedrei bene per tutti gli ordini di scuola, poter individuare laddove possibile degli spazi che vengono attrezzati come l'orto, la serra didattica, insomma, sta poi ovviamente alla disponibilità degli spazi e alle strutture che si possono, come dire, quindi alle attrezzature che si possono fornire, e questo sappiamo come competa a
all'ente locale l'intervento da questo punto di vista, questo aiuterebbe nell'incentivare l'utilizzo di spazi esterni ben strutturati e fruibili, perché naturalmente non dobbiamo dimenticare che la scuola ovviamente deve fare formazione e non pensiamo solo a parco giochi, ecco, perché altrimenti quello può essere un momento, ma relativamente breve. Noi dobbiamo favorire e quindi costruire degli spazi, degli ambienti di apprendimento che siano appunto utili all'apprendimento. E poi sviluppare le attività per piccoli gruppi e favorire appunto, come dicevamo prima, la rotazione di questi ambienti di apprendimento. L'altra parola chiave è l'ambiente di apprendimento. Se ne parla tanto ormai. Naturalmente l'ambiente di apprendimento può essere l'aula tradizionale, ma possono essere altri spazi appositamente progettati e strutturati con tecnologie didattiche ad hoc. Quindi la didattica in presenza deve essere ripensata favorendo quelle che sono le attività operative, quindi incentivare maggiormente le attività operative che ovviamente servono per l'esercizio di abilità, l'acquisizione di contenuti e lo sviluppo di competenze. Quindi in ogni caso mantenere quello che è la finalità, diciamo, dell'azione didattica e della dinamica insegnamento-apprendimento, ecco. E poi favorire l'approccio interdisciplinare di cui tanto parliamo, ma poi sappiamo come le discipline non interagiscono sempre. Cioè, spesso i docenti lavorano a compartimenti stagni, ognuno per il proprio tempo, ognuno per la propria disciplina, senza trovare momenti di incontro. La ricchezza che deriva dall'approccio interdisciplinare ovviamente è notevole se si riesce a, come dire, a progettare insieme. Lo spazio. Nello spazio, le nostre aule sono tutte ormai antiquate, sono costruite con un'architettura pensata per la didattica trasmissiva. Oggi la moderna, cioè l'architettura per i moderni edifici scolastici prevedono spazi ampi, spazi aperti, isole dove poter lavorare, i ragazzi dove possono interagire, il docente, ecco, che si sposta e diventa un mediatore, non è più il cultore della materia che deve semplicemente erogare contenuti. Bisogna superare questa figura, ma questo non significa che il docente non deve essere preparato, anzi, sul piano dei contenuti disciplinari deve essere così padrone di quella che è la sua disciplina, che la deve sapere smontare e rimontare rispetto a quelle che sono le proposte nuove che la scuola deve fare ai ragazzi per quanto concerne appunto un apprendimento che sia anche vivo, cioè un apprendimento che motivi e coinvolga i singoli alunni. Gli spazi, vista la realtà, perlomeno molta realtà della nostra patria, cioè la nostra nazione. Naturalmente bisogna al limite riadattarli, aprendo dove possibile le aule, no? Abbattere pareti, cioè immaginare proprio una rivoluzione, ma questo richiede una precisa progettazione, finanziamenti che devono essere curati dall'ente locale che non sempre, diciamo, è presente in determinate realtà. Ecco, non voglio generalizzare perché ci sono realtà dove tutto funziona a pennello perfettamente e altre invece dove questo non avviene. Gli strumenti didattici a questo punto dobbiamo rivedere anche il corredo. Cioè, noi siamo abituati ai libri di testo, per carità, quelli rimangono. Perché però non dotare i ragazzi di un PC? Come se fossero, cioè, necessario assieme ai libri. Un PC per tutta la durata del periodo dell'ordine di scuola frequentato, in modo tale che il ragazzo possa, intanto, avere già lo strumento sempre, portarlo a scuola, portarlo a casa, che permetta ovviamente di poter lavorare in remoto e quindi da casa e interagire con il docente. Ecco, questo pacchetto, chiamiamolo tra libri e PC, tablet, insomma, strumento, dispositivo, come in questi giorni abbiamo imparato come termine ad utilizzare, e naturalmente questo deve essere, come dire, implementato.
E poi ecco qua anche gli strumenti digitali, quindi una piattaforma unica, naturalmente lasciata alla libertà della scuola, anche se poi più o meno sono tutti similari, no, gli strumenti, però anche qua dobbiamo, i software dobbiamo fare in modo che siano sicuri, che non vi siano rischi per la sicurezza e per il trattamento dei dati. Ma su questo ovviamente poi le direttive del Garante per quanto riguarda la privacy, ovviamente loro daranno già stanno dando le direttive necessarie e bisogna attenzionare sempre in modo da garantire la partecipazione sicura di tutti alunni e docenti. Poi se il Ministero magari domani proporrà una piattaforma unica, questo poi sarà una proposta che potrà provenire dal Ministero per maggiore garanzia. Però fermo restando che le scuole già vi sono delle possibili piattaforme abbastanza sicure che permettono agevolmente di fare didattica a distanza. I materiali didattici a questo punto, ecco qua, le nuove tecnologie devono diventare di uso quotidiano e devono essere, come dire, ma attenzione, da parte di tutti, perché il problema lo sappiamo, tutto avviene un po' a macchia di leopardo, si va dalle flipped classroom, docenti che fanno queste esperienze così innovative, da altri che invece proprio rifuggono da questi strumenti. L'incentivare l'uso di video, di tutorial, insomma, ce ne sono tante risorse, perché vedete la rete, lo sappiamo, no? La rete offre un immenso bacino di contenuti, cioè noi possiamo trovare un po' tutto quello che si vuole. Poi è possibile oggi fare anche delle visite virtuali a musei, andare a visitare dei luoghi, insomma, veramente è una risorsa immensa, ma questo richiede al docente di superare il legame che ha col libro e spostarsi in maniera più ampia a quelle che sono le risorse già disponibili online. E poi, secondo me, un'opportunità importante, ma questo deve superare, cioè il docente deve superare quella cultura del piccolo orticello, no? In un certo senso, cioè se io realizzo una lezione, una video lezione, quello che è un prodotto che da fare, da rendere fruibile ai ragazzi, ecco, metterlo a disposizione di tutti, di tutto il team docente, del dipartimento, eccetera. Questo permette di creare una sorta di archivio delle lezioni da cui attingere. Cioè, io preparo una lezione, metto a disposizione di altri ne preparano di conseguenza ulteriori che possono essere utilizzati dal docente, da tutti i docenti, in modo tale che anche la fatica venga un po' condivisa, perché un prodotto una volta realizzato lo si può solo approfondire, integrare, ma rimane già la struttura a disposizione un po' di tutti. Ecco, questo è un'altra opportunità che permetterebbe di ripensare a una didattica, a una nuova tecnologia, come dire, condivisa e supportata dalla collaborazione un po' di tutti. E poi, infine, che può, naturalmente può essere un ulteriore momento di approfondimento che possiamo fare, riguarda la formazione dei docenti. La formazione dei docenti che non è inteso, non deve essere intesa come momento di aggiornamento. Formazione, lo dicevo, lo stesso così come avviene per i ragazzi, è quello di mantenere alto il livello professionale dei docenti. Ma questo lo si può fare con una formazione continua. Noi sappiamo che la legge 107 del 2015, la cosiddetta buona scuola, ha investito moltissimo su questo. Pensate al Piano Nazionale di Formazione, pensate alla carta docente. Cioè, dal punto di vista finanziario è impegnata una risorsa importante per permettere ai docenti di, come dire, avere occasione di sviluppo professionale continuo, perché poi il concetto è la continuità. No? Cioè io mi formo, non è che faccio un corso e chiudo là, devo farlo sempre, costantemente, così come si evolve rapidamente la nostra società, le nuove tecnologie, anche noi ci dobbiamo adeguare. E poi nello stesso tempo però bisogna rivedere anche il modello di formazione
che deve permettere al docente di poter esprimere quella che è la sua esperienza da condividere con gli altri, in modo tale che si possano così superare anche quelle che sono le criticità di un'azione di insegnamento e apprendimento, ma allo stesso tempo anche vedere le buone pratiche. Ecco, qua bisogna rivedere quindi anche la figura del formatore. Comunque, chiudiamo questo nostro momento e come dire, auguriamoci che il nuovo anno ci possa portare a tantissime belle novità dopo un momento così duro e difficile che stiamo vivendo e con un pensiero rivolto a chi ci ha lasciato in questo triste appunto evento. Un saluto a tutti.